La pietà e la cura è un libro che è stato pubblicato nel 2018 da Artemia Nova Editrice, che racconta la storia della sanità e degli ospedali di Teramo. Io, Marcello Mazzoni, per 35 anni medico nell'ospedale civile di Teramo, ne sono l'autore. Non era stato mai scritto in precedenza un testo approfondito ed esauriente che raccontasse le malattie e le epidemie dei secoli passati, anche la storia degli ospedali teramani. Non era mai accaduto prima d'ora e sicuramente il volume va a colmare un vuoto che da sempre era stato presente nella storiografia teramana. In particolare, il libro racconta con dovizia di particolari e con accurati riferimenti bibliografici e archivistici una storia parallela a quella della città di Teramo in chiave sanitaria e ospedaliera. La vicenda è riferita in particolare all'antico ospedale di Sant'Antonio di Porta Melatina, risalente al 1323, all'ospedale civile Vittorio Emanuele III, poi divenuto anche ospedale civile Giuseppe Mazzini, che è stato operante dal 1931 al 1972, e chiaramente al nuovo ospedale Giuseppe Mazzini, che è presente dal 1972 qui a Teramo ed è tuttora operante. Racconta però anche le vicende del manicomio che è nato nel 1882 e poi divenuto ospedale psichiatrico e poi è stato chiuso nel 1998. Racconta le vicende dell'ospedale sanatoriale operante dal 1934 e chiuso, diciamo, negli anni 80 come ricovero per malattie polmonari. E dell'ospedaletto o padiglione di Santo Spirito che fu aperto nel 1951 e accolse la prima pediatria e i reparti specialistici dell'ospedale di Teramo fino al 1972. E parla anche degli orfanotrofi esistiti nelle varie epoche, un'ultima sezione invece dedicata alla storia della professione infermieristica. È una storia che arriva fino al 1980, epoca in cui subentrarono le unità sanitarie locali, ad amministrare gli ospedali e la sanità teramana, anche perché il resto, è storia di oggi, sarebbe quindi cronaca. Il libro, comporta 500 pagine circa ed è ricco di storie, fatti curiosi, vicende di ogni tipo ed attira l'attenzione anche per i suoi tanti riferimenti alla storia cittadina, alla storia abruzzese e anche alla storia nazionale. È un libro che di certo non può essere letto tutto d'un fiato, ma come consiglierebbe un medico esperto e accurato, va somministrato a piccole dosi. Il libro può infatti essere letto senza grande sforzo per singoli capitoli, in quanto ogni capitolo è come se fosse un piccolo volume che racchiude una singola storia. Eccolo qui il libro La pietà e la cura, che è edito da Artemia Nova Editrice ed è stato pubblicato nel 2018.